Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video di recensione su come avere gambe toniche e belle dall'estate all'autunno, all'inverno, alla primavera. No, scherzo. Vi voglio recensire questi due prodotti che mi hanno aiutato tantissimo quest'estate quando ho fatto un caldo di pazzi e che mi continuano ad aiutare ora in questo autunno un po' particolare, abbastanza caldo. Spiego brevemente. Io soffro un pochino di gambe stanche e affaticate, come tutti ovviamente, quando c'è troppo caldo mi si gonfiano terribilmente le vene, specialmente quelle dietro al ginocchio, fanno abbastanza male, devo essere sincera. Quando sto proprio male 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 prendo del ghiaccio e lo tengo tipo 5 minuti dietro al ginocchio, per così la vena si restringe e fa meno male. Negli altri casi opto per queste due creme. Parliamo prima di questa, che è quella che conosco meglio, che io ho sempre elogiato ma che non vi ho mai recensito. Allora, è della Stenom, della linea Coolapid Fit Care, è una lozione rinfrescante gambe e piedi affaticate. Allora, è arricchito con canfora e mentolo, tonifica e rinfresca le lenisce i piedi surriscaldati, rilassa gambe e piedi stanchi, dona una sensazione di piacere, leggerezza e benessere, texture non appiccicosa. Testato sotto il controllo dermatologico, vabbè. Allora, la confezione è da 250 ml, dall'apertura scade dopo 12 mesi, ma io di solito nel giro di un anno li finisco questi barattoloni. L'apertura è un po' particolare, sembrerebbe un'apertura normale, ma il tappo invece non viene tirato via su tutto, ma si alza leggermente e dal forellino che c'è qua sopra fuoriesce la crema. Sto facendo il quantitativo, ma mi è uscita male. Cosa brutta di questa confezione è che si sporca sempre qua sotto, e visto che poi va a appoggiarsi così, sto sempre a ripulirlo. Non è facile, non è gestibile. La crema è molto liquida, di questo colore verde acqua, non so se vedete quanto è liquida, sta scivolando praticamente. È molto fresca sicuramente, e si spalma rapidamente. Si possono fare tutti i massaggi che si vuole per riattivare la circolazione, quindi i massaggi antigravitazionali, tutti quelli chi soffre di gambe stanche conosce bene. L'odore è molto forte, questo odore di mentolo, mentolato, si sente molto, però non è fastidioso. Ovviamente non è una crema che uno mette intorno agli occhi e intorno al naso, comunque la metti nelle periferiche, nelle zone periferiche, quindi le gambe, e non dà fastidio. Si asciuga relativamente con facilità, quando fa caldo sinceramente trasuda tantissimo, lascia la pelle con 50 gradi all'ombra e 100% di umidità, fuoriesce. Non ce ne sono per niente. Io quando ha fatto troppo caldo l'ho evitata ovviamente di giorno, comunque c'è il mentolo, la mettevo solo di sera e comunque avevo questa la pelle che trasudava cremina, quindi non è carinissima come cosa. Però se uno dorme da sola, din din. Per essere sincera, in ogni caso io adoro questa crema, mi piace sia in estate che in inverno, la uso anche più volte durante la giornata quando mi sento le gambe stanche e affaticate. La preferisco sinceramente, la evito sui piedi, preferisco metterla dalla caviglia a salire fino al ginocchio. È raro che salgo sopra il ginocchio, però mi è capitato. È una crema che adoro tantissimo quando vado in vacanza e facciamo le nostre vacanze da turisti acculturati, e quindi camminiamo ore e ore e ore, e le mie povere gambe dicono: ma chi mi ha accecato, ma perché mi fai camminare tanto? Comunque tornate a casa, tornate in camera d'albergo dopo la doccia, è un piacere farsi un bellissimo massaggio con questa
questa crema, che ovviamente non porto in questo tubone esagerato, ma lo metto nei contenitori, vabbè. Piccole precisazioni. Vabbè, se capite che sono entusiasta, lo uso, secondo me saranno una decina d'anni che uso questa crema e mi piace tantissimo. L'altro prodotto di cui voglio parlare è questo spray della Terme di Salso Maggiore. È uno spray fresh gambe leggere, trattamento per le gambe pesanti e affaticate. Contiene acqua termale salso bromoiodica delle Terme di Salso Maggiore. In più contiene estratto di ipocastano, caffeina, mentillattato. Nebulizzare direttamente sulla zona della gamba interessata, dal polpaccio alla caviglia. Si può accompagnare l'applicazione con un lieve massaggio circolare dal basso verso l'alto. Non unge, non macchia. Può essere utilizzato ogni volta che se ne sente il bisogno, anche 3-4 volte al giorno. Pratica confezione spray, piccola e maneggevole, sta comodamente in borsetta, da utilizzare sempre anche fuori casa, in ufficio, in auto, in viaggio. L'ideale è l'abbinata con il gel della stessa ditta. Dice di non esporre a una temperatura superiore ai 50 gradi, non perforare, non bruciare il tubetto, evitare di nebulizzare vicino agli occhi. Prodotto cosmetico ad esclusivo uso esterno per il trattamento estetico della pelle. È un trattamento che in ogni momento aiuta a combattere e alleviare la sensazione di pesantezza e gonfiore alle gambe stanche, rinfrescandole. L'Istituto Chimico delle Terme di Salso Maggiore ha studiato questa formula ricca di acqua termale e estratti naturali come l'ippocastano per offrire un rimedio sempre a portata di mano, efficace e naturale per prevenire, alleviare e ridurre i frequenti fastidiosi disturbi che spesso interessano gli arti inferiori: pesantezza, tensione e stanchezza alle gambe, caviglie, piedi gonfi, edemi, formicoli, stanchezza cutanea, secchezza cutanea. L'acqua termale salsa bromoica di Salso Maggiore è la risposta ideale. Acqua marina fossile, clinicamente testata in campo flebologico, che grazie alla sua salinità e ipertonicità ha azione antidermatosa, drenante e riattivatrice del microcircolo. L'ippocastano ricco di escina agisce come astringente, decongestionante e drena i liquidi in eccesso. La caffeina, col suo contenuto di xantine, stimola il microcircolo, la componente di mentolo rinfresca e tonifica. Grazie quindi all'azione sinergica dell'acqua termale salso bromoica e gli attivi, questa comoda bomboletta spray dona un'immediata e intensa sensazione di freschezza e grande sollievo a gambe e caviglie stanche e faticate. In pochi secondi le gambe ritrovano subito in forma più leggere, scattanti e attive per il benessere che dura a lungo. Allora, dopo questa lettura della Divina Commedia, la bomboletta, non vuol dire raffreddore? No. La bomboletta è questa, da 125 ml. E ha un comodo diffusore a spray. Allora, come efficacia nel rinfrescare, lenire, restringere le parti delle gambe gonfie come la caviglia e ridare questa sensazione di benessere e freschezza delle gambe affaticate dal caldo, dall'eccessivo camminamento, da posizioni sempre in piedi, è super efficace. È comoda perché è una bomboletta, la si butta in borsa, cioè una bomboletta così piccolina, una borsa da giorno, non prende nessunissimo spazio, cioè praticamente è poco più grande in altezza del mio cellulare. Questo è un Nokia 640 per avere la proporzione, non so se lo conoscete. È comunque maneggevole, piccola. Quindi è comoda sotto questo versante. La cosa che non mi piace tantissimo è che, a differenza di quello che c'è scritto in confezione, unge.
La prima volta che lo misi era di sera, avevo camminato tantissimo, ero tornata a casa e avevo messo dei tacchi 10, quindi non tantissimo alte, però con l'accetto alla caviglia avevo la caviglia molto gonfia. Allora decisi di mettere questo spray così da poter andare a dormire in modo tranquillo e sereno. Ho dovuto lavare un attimo il pavimento della camera in quel pezzo in cui mi ero spruzzata questo affarino. Quindi le volte successive sono andata nella doccia e l'ho utilizzato in doccia. Almeno ci ti sporchi tu, fai niente, ma non mi metto a lavare per terra la sera, la notte tardi. Quest'estate è venuto con me quasi dappertutto. Ho fatto 2 settimane di scuola estiva ed era presente in borsetta tutto il tempo. Lo tenevo praticamente nella borsetta quelle termiche con, come si chiama? Quei ghiacci, quelle tavolette che si congelano e aiutano a tenere la roba fresca nelle borse termiche, lo tenevo là dentro e sì, nella pausa pranzo lo utilizzavo e mi sentivo un attimo bene, pronta a stare seduta, ad ascoltare, a studiare, a fare ricerca, eccetera. Non l'ho portato a mare perché sinceramente non ne sentivo l'esigenza, cioè me lo portai un po' di volte in borsa, visto che non ne sentivo l'esigenza, l'ho lasciato a casa poi. Però per esempio dopo che tornavo dal mare mi facevo la doccia, mi mettevo il doposole, prima mettevo un po' di questo, lasciavo assorbire quel poco che si riusciva ad assorbire, tipo dopo un'oretta dalla doccia passavo anche questa e dopo ero pronta per le mie scorribande in vacanza. È stato questa combo quest'estate mi ha aiutato veramente tantissimo, quindi io ve le consiglio tutte e due. Questo vabbè lo si trova sul catalogo della Stenom o sul sito. Io questi qua di questi spray terme delle Terme di Salsomaggiore le trovo a tutto 50 centesimi. Non so dove si possono trovare. Io di questa linea oppure l'acqua termale e anche di quella sono super entusiasta, mi piace tantissimo. Vi lascio il link sia in sovraimpressione della recensione che giù nell'info box. Quindi, per avere gambe toniche belle anche in estate, ta-da! Ok, sto impazzendo. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video che credo che sarà un'altra recensione. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!